Maria è sempre presente al capezzale dei suoi figli che partono da questo mondo. Se qualcuno si ritrova solo e abbandonato, lei è madre, è lì vicino. Come era accanto al suo figlio quando tutti l'avevano abbandonato. Maria è stata ed è presente nei giorni di pandemia, vicino alle persone che purtroppo hanno concluso il loro cammino terreno in una condizione di isolamento senza il conforto della vicinanza dei loro cari. Maria è sempre lì, accanto a noi, con la sua tenerezza materna. Le preghiere rivolte a lei non sono vane. Donna del sì, che ha accolto con prontezza l'invito dell'angelo, risponde pure alle nostre suppliche, ascolta le nostre voci, anche quelle che rimangono chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire, ma che Dio conosce meglio di noi stessi. Le ascolta come madre. Come più di ogni buona madre, Maria ci difende dai pericoli, ci preoccupa per noi, anche quando noi siamo presi dalle nostre cose e perdiamo il senso del cammino. E mettiamo in pericolo non solo la nostra salute, ma la nostra salvezza. Maria è lì a pregare per noi, a pregare per chi non prega, a pregare con noi. Perché? Perché lei è la nostra madre.